Ciao a tutti e benvenuti alla nuova diretta di oggi. Scusate il ritardo, di solito le dirette sono alle 10. Ok. Allora, benvenuti. Mi ricordo chi sono, mi presento. Sono Simona Bosio, consulente felino, il primo consulente felino olistico in Italia. Ogni lunedì mattina alle 10 facciamo una diretta dedicata al mondo del gatto e potete fare domande direttamente nei commenti durante la diretta. Se non dovessi vedere la vostra domanda, vi rispondo in un secondo momento. Partiamo subito con l'argomento di oggi, che spero non sia un campo di battaglia poi nei commenti, ovvero la sicurezza del gatto, tenere il gatto in sicurezza. Un argomento che ormai non dico va di moda, ma è veramente molto discusso perché forse molti di voi già lo sapranno. Purtroppo adesso per poter adottare un gatto da un'associazione, più o meno 9 associazioni su 10, bisogna compilare un questionario lunghissimo, sia relativamente alla sicurezza, sia vabbè, relativamente anche a questioni personali come il reddito o altro. Lì non voglio impelagarmi, entrare nel merito delle domande anche a volte un po' personali che vengono fatte. Quindi parliamo soltanto del discorso sicurezza, appunto. Per poter adottare un gatto da un'associazione, ormai le norme di sicurezza sono veramente esasperate, diciamo così. Adesso vedremo poi tutti i dettagli. E infatti, purtroppo, questo fenomeno sta portando tantissime persone a scegliere di adottare gatti da privati, quindi da cucciolate che magari sono nati in campagna, in cortile, per sbaglio, per disattenzione dei proprietari. Intanto, perché giustamente si fa tanta pressione sul tenere il gatto in sicurezza? Dobbiamo un attimo metterci dal punto di vista delle volontarie, spesso volentieri, o comunque di chi opera nelle associazioni, nei gattili, eccetera. Queste persone vedono ogni giorno gatti spiaccicati dalle macchine, gatti caduti dal balcone, impigliatosi in qualche finestra o semplicemente scappati che non sono stati più ritrovati. E giustamente loro vogliono che i gatti che loro salvano, per cui spendono tanti soldi, energie, tempo e risorse, e poi vadano a stare in ambienti super sicuri. E allora vediamo insieme quali sono i fattori di sicurezza per un gatto in casa. Parliamo prima dell'appartamento, quindi un gatto che vive soltanto all'interno di mura di casa. Quali sono i pericoli per il gatto? Le finestre, ovviamente, e il balcone, ma a volte anche la porta di casa. Adesso vediamoli uno per volta. Prima di tutto, finestre, che forse è quello più semplice in assoluto. Per mettere in sicurezza una finestra non serve, o meglio, molto spesso non è abbastanza mettere una zanzariera. Le zanzariere, quelle classiche, infatti, più di una volta, ma tantissime volte, basta che facciate un post su Facebook chiedendolo e troverete testimonianze a manetta, vengono sfondate dal gatto. È ovvio, se è un gattino di 2,5 kg che è rimasto piccolo o un cucciolo è più improbabile, ma dal gatto adulto dei 5 kg in su, la zanzariera, se il gatto vuole, ci si lancia addosso a mo' di trattore e la butta giù, o comunque si apre un varco. Quindi le zanzariere normali non dico che non servano, perché gatti molto molto tranquilli, bisogna vedere anche carattere del gatto, potrebbero non avvicinarsi mai alla zanzariera, non metterci mai neanche una zampina sopra e quindi non correre nessun rischio di buttarla giù o di aprire un buco e poter scappare. Però ecco, la media dei gatti che non sono così tanto tranquilli possono evadere dalla zanzariera, cioè classiche zanzariere non sono una messa in sicurezza per il gatto alle finestre. Quello che bisogna applicare è una rete metallica. La rete metallica è l'unica che non può essere distrutta. Se scegliamo una rete metallica dalle maglie molto molto fini, sembra quasi proprio una zanzariera effettivamente, ma è in metallo. Quella lì, diciamo che un gatto di grossa taglia, se si impegna, può riuscire piano piano ad aprirsi comunque un buco. Quindi dobbiamo comunque farci attenzione, ecco. Però, ripeto, le zanzariere sappiate che possono essere aperte dal gatto in maniera anche piuttosto facile.
rete alle finestre, in questo modo possiamo aprire le finestre e far girare l'aria. Altrimenti, se uno non, molti dicono, io non ho la possibilità economica, non ho la possibilità per il condominio, anche se prossimamente farò una diretta con un avvocato, quindi chiederemo direttamente a lei quali norme possono davvero imporre i condomini. Mi risulta che per tenere in sicurezza la propria casa, quindi chi ci abita, compreso il gatto, si possano sorpassare, diciamo così, i regolamenti condominiali e quindi applicare la rete anche se poi fa brutta la facciata del condominio. Ecco. Non sono avvocato, quindi non so i termini tecnici. In ogni caso, dicevo, rete, la zanzariera non va bene. E dicevo, per chi non può, ecco, mettere la rete, come si fa a far girare l'aria? Beh, in realtà è molto semplice, basta chiudere la zona notte e si fa areare quella zona, basta chiudere poi il gatto di là nella zona notte, aprire la zona giorno e si fa areare a turni. Nel senso, ragazzi, parliamoci chiaro, se vogliamo essere sicuri che il nostro gatto non caschi dalla finestra, non dobbiamo lasciarla aperta senza una messa in sicurezza. Poi lo vediamo meglio per il fattore giardino, però la questione è questa, tanti dicono, anzi adesso lo vediamo bene per il balcone in realtà. Infatti, il mio gatto guarda dalla finestra, si mette anche sul davanzale, ma non si lancerebbe mai giù per nessun motivo al mondo. Ecco, ho conosciuto gatti che, è vero, non sono mai caduti per anni e anni, un giorno per sbaglio ho messo male la zampa, sono caduti giù. Quindi non è il fatto che il gatto non sia mai caduto, non vuol dire che non cadrà mai. Non so se è chiaro il concetto. Comunque, questo per quanto riguarda le finestre normali, quindi si aprono normalmente. Poi abbiamo le basculanti, le vasistas, ovvero quelle che si aprono a ribalta in pratica. E anche lì, se volete adottare un gatto da un'associazione un po' chiusa, diciamo così, vi chiederanno di metterle in sicurezza e vi chiederete: ma come cavolo si fa a mettere in sicurezza una finestra di quel tipo? Esistono delle grate, hanno una forma praticamente triangolare. Vediamo, vi faccio un disegnino così ve lo farò capire meglio. Comunque, se cercate protezioni vasistas su internet, le trovate. Hanno una forma triangolare, si applicano al muro o all'infisso della finestra e hanno una rete. Quindi, che cosa succede? Quando noi andiamo ad aprire la finestra, faccio un bel disegnino, vediamo se lo vedete tutti. Quando vado ad aprire la vasistas, praticamente lo spazio che c'è tra la finestra e il muro viene completato da questa rete, quindi il gatto anche volendo non ci passa. Possibilità ci sono se il mio gatto sia così scemo da lanciarsi in mezzo a una finestra semiaperta, incastrarcisi in mezzo. In realtà sono andata a farmi una ricerca perché ero incuriosita anch'io queste finestre nella mia casa e sono andata a indagare. Effettivamente sono capitati dei casi, sono veramente rarissimi, cioè io ne ho contati andandomi a spulciare, cioè a cercare proprio con le parole su Google, guardando su Facebook, ne avrò trovati quattro in totale, quindi quattro su centinaia di migliaia di milioni di persone che scrivono online. Quindi è veramente un caso molto raro. E giusto per aprire una parentesi, ragazzi, gli incidenti comunque capitano, come a noi, capitano ai nostri gatti. Purtroppo mi è capitato di leggere un post dove un gattino cucciolo è morto incastrato in un tapirulan chiuso. Cioè, quindi capite, se il gatto si vuole incastrare da qualche parte, anche se avete tutta la casa in sicurezza, in realtà può succedere l'imprevisto, purtroppo, dove il gatto perde la vita. Ma come poteva immaginare questa persona che il gattino si sarebbe potuto soffocare incastrandosi in un tapirulan? Cioè, chiuso, fermo, lì nessuno l'ha toccato. Quindi ecco, giusto per dire che bisogna anche tenere mente questo, non è che non siamo immortali noi, non è immortale il gatto, quindi va bene mettere in sicurezza, appunto oggi parliamo di questo, vediamo tutto quello che si può fare, però dobbiamo anche tenere in mente che esistono gli incidenti, esistono le fatalità. Quindi dicevo, finestra ribalta si mettono in sicurezza in questa maniera qua. Poi so che alcuni hanno realizzato delle reti invece flessibili, che sono più carine, che si chiudono insieme alla ribalta della finestra, però ecco, quelle lì sono cose su misura, soluzioni su misura che uno decide per sé. Quella standard, diciamo, questa maglia qua a forma di triangolo, che ovviamente è molto brutta da vedere. Capisco che tante persone non vogliano metterla. Sinceramente,
il rischio effettivamente è comunque molto molto basso. Non voglio parlare in questa diretta se sia giusto o meno mettere in sicurezza tutte le cose che vediamo. Voglio soltanto fornirvi indicazioni, perché sennò poi si va a fare una guerra di principio e non è questo l'obiettivo. Chi vuole prenderà tutte le precauzioni, anche mettere il tapirulana in cantina così che il gatto non ci si possa incastrare dentro, anche se probabilmente è successo a un gatto in tutta la storia dell'umanità e dei gatti. Chi non vuole prenderà gli accorgimenti che ritiene più opportuni, ok? Quindi diciamo finestre, queste due cose, finestre normali, le zanzariere non bastano, bisogna mettere una rete per la vera sicurezza, finestra ribalta, bisogna mettere questa rete a triangolo oppure fare una soluzione su misura in modo che il gatto non possa saltare nella parte più alta e quindi rimanere incastrato col corpo nella parte poi che va a restringersi. Invece parliamo di balcone. E qui allora. Primo, il balcone è una bella cosa per il gatto metterglielo a disposizione? Assolutamente sì. Forse ne ho accennato anche nella diretta precedente, il gatto, soprattutto quello che vive solo in casa, poter uscire in balcone è un'enorme distrazione per il gatto. Gli permette di prendere il sole, gli permette di guardare gli uccellini che passano, gli permette di sentire odori nuovi portati dal vento che magari in casa fanno molta più fatica a entrare, eccetera, eccetera. Come mettere in sicurezza il balcone? Allora, la soluzione migliore in assoluto, ma purtroppo anche almeno al momento piuttosto onerosa, a seconda poi delle parti d'Italia, sicuramente c'è il professionista che si fa pagare di più e il professionista che si fa pagare un po' meno, però è una cosa costosa, è mettere in sicurezza tutto il balcone con una rete sempre in maglia metallica che vada dalla base del balcone, se c'è un muretto dalla base del muretto ovviamente, e vada a coprire tutto il balcone. Immaginatevi come se fosse una gabbia per uccelli. E qui tantissime persone dicono: oh, mamma mia, io mi sento soffocare se chiudo tutto il balcone. Ripeto, ognuno poi fa quello che vuole, quello che si sente. Ciao Sissi, benvenuta alla diretta. Dicevo quindi, la soluzione migliore comunque è quella, rete metallica che copre tutto. E se avete un balcone con sopra qualcun altro è facile perché tirate una rete dritta, ok, avete finito. Se invece avete un balcone con sopra nessun altro, dovete proprio realizzare una struttura e lì lo fa il professionista. Sinceramente, metodi fai da te, ne ho visti tanti. Non so le competenze di chi li ha fatti, ovviamente non li ho visti di persona, li ho visti in foto, in video, eccetera. Diciamo che bisogna avere un minimo di capacità. Se io mi metto a fare una rete del genere con le mie capacità da fai da te, il gatto la scassa soltanto guardandola la rete, ok? Perché non ho minimamente capacità, in queste cose architettoniche. Se invece avete un marito, magari voi stesse, che ve ne intendete e volete realizzarlo da soli, ben venga, basta che sia una struttura solida e ripeto che copra tutto. Perché è importante che copra tutto quanto? Perché alcuni gatti si arrampicano. E dopo ne parliamo bene per le recinzioni per il giardino. Ci sono alcuni gatti che letteralmente riescono a lanciarsi al di là delle reti, quelle che noi definiamo le reti antigatto, a prova di gatto, diciamo così, ho visto un filmato, quindi, era un gatto bengala, quindi una razza abbastanza muscolosa, molto agile, però diciamo che la possibilità esiste. Invece se noi chiudiamo tutto, tutto quanto, lì siamo al massimo della sicurezza, cioè l'unica cosa che può accadere a quel punto è che la rete in qualche punto ceda, si apra, ok? Però di solito non è colpa del gatto, magari che non è fissata bene. Altre soluzioni che spesso vengono adottate sono queste. Una rete invece che a maglia metallica, in filo di nylon. Perché viene adottata da tantissimi? Perché il filo di nylon, se la cercate ne trovate tantissimi modelli online, è un bianco semitrasparente o addirittura tutto trasparente e quindi non dà fastidio alla vista. Non vi sembra, in pratica il proprietario non sembra di stare in gabbia e oltretutto magari si nasconde alla vista dei vicini che potrebbero lamentarsi sempre per la questione condominio, bellezza della facciata, eccetera. Purtroppo è un filo di nylon, quindi per quanto possa essere duro e resistente, se il gatto si mette lì a farsi le unghie e dagli oggi e dagli domani, a un certo punto gli rompe i fili di nylon, si crea il varco e può comunque uscire. In ogni caso, e l'altra rete, scusate, è una rete, se non sbaglio su Zooplus se ne trova la versione migliore, diciamo così, con un filo color verde militare.
con all'interno un filo metallico. Il problema di queste reti, sono andata anche qua, io vado a documentarmi, a sentire opinioni, tutti quanti, leggo le recensioni dei prodotti, eccetera. Ci sono molti gatti che a furia di farsi le unghie o mordendo questa rete, il filo metallico è talmente sottile che lo rompono molto facilmente. Quindi anche questa non è la massima sicurezza. Queste due soluzioni di reti però vanno bene se hai un gatto estremamente tranquillo, anziano, che non gliene frega niente di arrampicarsi sulla rete o di farci sopra le unghie. Bisogna anche conoscere il proprio gatto per capire se dobbiamo usare un sistema di sicurezza più strong oppure più soft come queste reti, e andrebbe bene comunque. Un altro metodo ancora di sicurezza che sta spopolando negli ultimi mesi, mi sembra che molte più persone lo consiglino, è il plexiglass. Che cosa succede con il plexiglass? In pratica, immaginatevi di avere la classica ringhiera nel balcone, vi faccio un disegnino anche su questo, dai, che poi mi dite se i disegnini vi piacciono come soluzione. Immaginatevi di avere la classica ringhiera al balcone, ma anche un muretto sul balcone. Qual è il problema? Che il gatto, se salta, ok, questa qua è la nostra ringhiera, lasciate stare questa qua, era della finestra, ok? Se il gatto salta, qua giustamente c'è il cordolo della ringhiera, oppure mettete che sia un muretto, salta sul davanzale del muretto e rischia di cadere. E vi assicuro, ripeto, anche una mia cliente è capitato, il gatto per 4 anni è sempre salito sulla ringhiera a farsi avanti e indietro, un giorno ha messo male una zampa, è caduto nel giro di un secondo, anzi forse meno, e neanche se n'è accorto il gatto, cioè era talmente convinto che passeggiava come al solito che è caduto proprio come un sacco di patate. Sta bene, non gli è successo nulla di grave, l'hanno ritrovato subito, però lo spavento è stato tanto. Dicevo, il problema è questo. Allora, che cosa si può fare per ovviare? Mettere un pannello di plexiglass che si attacca alla ringhiera o al muretto, sempre in maniera che sia efficace, mi raccomando, non attacchiamolo con lo scotch. Questo qua è il nostro pezzo di plexiglass che va molto sopra, diciamo un metro e mezzo, oltre la ringhiera o il cordolo, dove comunque davanzale del muretto dove il gatto può appoggiarsi. Cosa succede con questo plexiglass? Il plexiglass è scivoloso, quindi il gatto non ci si può arrampicare come su una rete e andare dall'altra parte. E se lo mettiamo abbastanza alto, un'altezza tale per cui il gatto non se la sente di provare a saltarlo, anche perché, ecco, la media dei gatti comunque non è scema, sa che dall'altra parte c'è il vuoto, in qualche maniera lo intuisce. Se il gatto non è particolarmente a saltare il plexiglass, noi avremo comunque una struttura che è trasparente, perché il plex, bene o male, fa vedere fuori, e non avremo una chiusura totale, anche perché se ci chiudiamo tutti col plexiglass non gira più l'aria, non respiriamo più. Quindi il plexiglass è molto consigliato. Anche io ritengo che sia una buona soluzione, mi sembra molto intelligente come cosa, però anche qui bisogna sempre valutare il gatto. Un gatto molto agile che ti salta anche a più di 2 metri volentieri. Ci sono gatti che saltano da terra sulla porta, cioè proprio sul bordo della porta, e ci stanno pure in bilico lì a guardare dall'alto. Ecco, se hai un gatto del genere, cercare di saltarci sopra non capendo che non c'è nulla sopra su cui poi si può appoggiare e finirebbe cadendo da una parte o dall'altra. Però, ripeto, se si ha un gatto piccolino, molto cucciolo, ancora va bene perché non ce la fa proprio fisicamente a saltare a un'altezza del genere, oppure se si ha un gatto anziano, se si ha un gatto sovrappeso, che quindi non salta particolarmente perché fa fatica, un gatto pigro in generale, eccetera, il plexiglass può essere una buona alternativa a chiudere tutto con la rete. Queste cose qua, mi raccomando, ecco, torniamo un attimino sul fattore mettere bene la messa in sicurezza, perché alcuni post su Facebook ho visto, praticamente si lamentavano i proprietari che avevano messo la rete, di solito loro, non è stato un professionista, e facevano la foto col gatto al di là della rete su cordoli minuscoli, perché a quel punto gli resta il gatto lo spazio al di là della rete, che di solito è proprio piccolo piccolo. Esistono tantissimi professionisti al momento, io personalmente per ora non collaboro con nessuno direttamente, ma so che esistono tanti professionisti che si stanno specializzando nel mettere in sicurezza balconi e giardini per i gatti, e alcuni di questi si muovono in tutta Italia.
Quindi per chi vuole mettersi davvero in sicurezza non c'è la scusa del non c'è nessuno vicino a me, basta contattare le varie aziende e chiedere preventivi, informazioni, eccetera. Ultima cosa di cui parlare in casa è la porta di casa. La media di voi probabilmente non avrà bisogno di questo consiglio, ma alcuni sì, perché ci sono gatti che vogliono talmente tanto uscire di casa che quando vi sentono che state entrando dalla porta si preparano alla fuga e se siete in un condominio, diciamo più facile recuperare il gatto perché salvo che la porta poi principale non sia aperta, andate nell'androne delle scale e lo recuperate, lo riportate in casa, ma se siete vicino al portone o il portone resta sempre aperto oppure siete in una villetta e quindi il gatto esce e se ne va subito via, allora lì diventa un problema. Come si fa? Beh, non possiamo mettere una rete alla porta, perché se no non entriamo neanche noi fisicamente in casa. Se sappiamo che il nostro gatto ha questo tipo di comportamento, si crea una routine disincentivante. Che cosa succede? Lo abituiamo, intanto dobbiamo stare attentissimi. Quando entriamo in casa sappiamo che probabilmente il gatto sarà dietro la porta cercando di uscire, quindi ci prepariamo con la gamba a chiudere il passaggio o a prenderlo al volo con le mani. E creiamo una routine con costanza. Ogni volta che entriamo in casa, chiamiamo il nostro gatto in un'altra stanza distante dalla porta, di solito si usa la cucina, e gli diamo qualcosa di bello, solitamente qualcosa di gustoso, quindi del cibo. In questo modo è ovvio, non funziona dopo 3 volte che lo facciamo, quindi all'inizio, ripeto, dobbiamo stare attentissimi, però fallo oggi, fallo domani, il gatto alla fine trova più soddisfazione a seguirci in cucina, quando rientriamo in casa, piuttosto che a fuggire fuori dalla porta, che poi tanto viene ripreso perché noi siamo proprietari attentissimi e quindi lo inseguiamo al volo e lo riportiamo in casa. Ok? Quindi questa è l'unica cosa che si può fare. Altre cose non si possono fare, salvo rimedi fai da te, mettere tipo una rete che prosegue oltre la porta in modo che non si possa fiondare, però tipo, lì sono cose che poi ognuno valuta da sé. Diciamo che in generale il gatto può uscire dalla porta, lo fermi, ecco, lo recuperi velocemente. Ditemi se avete domande riguardo a questi argomenti. Magari faremo un altro video, non ci ho pensato per questo, dedicato ai pericoli in casa, tipo appunto, beh, il tapirulane è veramente un caso eccezionale. È la prima e unica volta, penso, in tutta la mia vita che mi capita di sentire un caso così. Però ecco, detersivi, fili, eccetera, sarebbe carino fare un video dedicato a quello, ne lo segnerò come un prossimo argomento, se vi può interessare anche a voi. Invece parliamo del giardino. Allora, questo è un bell'argomento perché intanto una piccola premessa. Tutti i gatti possono essere tenuti reclusi in casa senza farli uscire assolutamente nella massima sicurezza. In realtà la risposta è no. Ci sono alcuni casi dove il gatto va a soffrire pesantemente della reclusione. Soprattutto questa cosa si evince di più quando la persona abita al piano terra. Perché possiamo solo immaginare, ma ovviamente è molto semplice da intuire, il gatto sente fuori gli odori molto vicini. Vede magari dalle finestre gli uccellini passarli molto vicini, vede le lucertole, ci vede a noi uscire fuori in giardino. E tutta una serie di fattori per cui il gatto è molto più motivato a uscire, mentre effettivamente si riscontra una sofferenza minore, diciamo così, per i gatti che abitano in appartamento, non a piano terra. Scusate, leggo un attimo il commento. Sì, vero, la soddisfazione di baby sono le buste, se ne frega della porta, vuole che mi sbrigo a togliere la spesa per giocare. Ecco, diciamo, beh, giocare con la spesa, diciamo, non è magari non entriamo sempre con la spesa, però sì, può essere un modo comunque per disincentivare il gatto a uscire dalla porta, quello che dicevamo prima, dalla porta di casa. Torniamo invece al giardino. Dicevo appunto, alcuni gatti. Allora, in appartamento è molto più difficile. Fino adesso non mi è mai capitato, ma sono sicura che ci sono dei casi. Il gatto va letteralmente in sofferenza, cioè presenta arriva a avere problemi comportamentali seri, come fare la pipì tutti i giorni sulla porta di casa, senza motivazione, cioè senza che ci sia un altro gatto estraneo al di là della porta. Potrebbe diventare apatico, mangiare poco, oppure mangiare troppo, diventare sovrappeso. Tutte queste cose qua sono legate in realtà non tanto al fatto che il gatto possa uscire di casa, e parliamo del gatto che viene in appartamento, ma del fatto che non compensiamo il fatto
fatto che lui non possa uscire di casa con altri stimoli. E qua vi rimando al video della settimana scorsa, la diretta, dove parliamo di come migliorare, divertire, migliorare la vita del gatto e divertirlo se vive solo in casa. Ok, invece torniamo a parlare del gatto che vive in una casa al piano terra, che sia una villa, che sia un appartamento, ma al piano terra, quindi con un accesso diretto al giardino. In questi casi a volte effettivamente è impossibile tenere il gatto in casa. E anche qui non voglio addentrarmi nel fatto che sia più o meno giusto poi farlo uscire di casa, perché esistono delle situazioni, adesso non addentriamoci nei dettagli, ma esistono situazioni veramente insopportabili per i proprietari e per il gatto stesso che soffre troppo a non poter uscire vedendo il giardino al di là della finestra. Ok? In questi casi qua, se si può, si mette il giardino in sicurezza, adesso parliamo di come. Per chi non può, perché mettere un giardino in sicurezza lì sì che diventa una spesa veramente pesante, molto più onerosa rispetto al balcone, a meno che non avete un giardino minuscolo di 5 metri quadrati, di solito i giardini non sono così piccoli, lì diventa una spesa importante, quindi purtroppo tante famiglie sicuramente non se lo possono permettere. Perciò, ecco, non addentriamoci nel giusto o sbagliato, come ho già detto all'inizio, ma parliamo di come si può mettere in sicurezza il giardino. Rete, recinzione normale, di solito nessuna recinzione normale, di solito a prova di gatto, assolutamente, quelle proprio le ringhiere, ecco, le ringhiere normali. Quindi di sicuro serve una rete, ovviamente fuori non ci sogneremo mai di mettere una zanzariera, quindi non abbiamo il rischio che non sia abbastanza robusta, perché di solito fuori si mette una rete, quella da giardino classica con la maglia di ferro piuttosto grossa che è veramente giusta con le maglie, ma quelle proprio classiche, avete presente a rombo, ok? E vanno benissimo, sono economiche, diciamo, perché sono quelle più utilizzate negli orti, nei giardini in generale, anche nei parchi pubblici. E consiglio sempre, ovviamente, di farla mettere da un professionista in modo che possa coprire tutti i buchi, fissarla bene, il gatto non riesca a infilarsi in qualche buco. Addirittura c'è chi la fa interrare con la cementata in modo che sia proprio sottoterra e il gatto non possa scavare, passarci di fianco, eccetera. Però c'è un dettaglio: la rete è semplicemente tirata su dritta, anche se i buchi non permettono il passaggio del gatto perché sono resistenti e sono abbastanza piccoli. Tantissimi gatti, almeno 8 gatti su 10, riescono semplicemente ad arrampicarsi e passare dall'altra parte. Proprio un gioco da ragazzi, anzi, un gioco da gatti. E che cosa succede a questo punto? Uno si chiede come cavolo faccio a fare in modo che che il mio gatto non vada al di là della rete. Ci sono due soluzioni, nelle reti che io definisco appunto a prova di gatto. Vi farò un altro disegnino simpaticissimo. Per farvi capire, perché a volte è un po' difficile spiegare, in pratica si tratta di mettere una rete normale, come quella dritta appunto da giardino, più un pezzo in alto e ci sono due tipi che si possono mettere, adesso vi faccio vedere i due più utilizzati, quantomeno al momento, poi magari ne inventeranno altre prossimamente, ok? Aspetta, vi faccio un disegnino un po' 3D, che così si capisce meglio. Ok. Vediamo, poi mi dite se si capiva dai disegni che ho fatto. Allora, primo esempio, questo qua è il pezzo di rete normale dritta che sale su in circa 2 metri, 2 metri e mezzo, adesso dipende un attimo anche dal tipo di giardino. Alla fine bisogna aggiungere un pezzo che vada in obliquo, ok? Così il nostro gatto cosa succede? Si arrampica sulla rete e qua non può passare dall'altra parte. Per passare dall'altra parte dovrebbe arrampicarsi anche su questa rete rimanendo mezzo in bilico, in qualche maniera scavalcare al di là del bordo. E uno dice: vabbè, se la rete è rigida, in realtà è un gatto agile, non ci mette neanche tanto a fare questa operazione. Ma qua viene il bello: i professionisti hanno trovato la soluzione anche a questo. Anzi, in realtà sono due soluzioni. La prima è fare in modo che questo inserto o in obliquo sia molle, cedevole. Quindi cosa succede? Una volta che il gatto cerca di arrampicarsi anche su quel pezzo, il suo peso fa cadere all'ingiù il pezzo aggiuntivo e quindi il gatto ci ricade all'interno del giardino nostro e non ha modo di oltrepassarla perché essendo molle questo pezzo di rete, ogni volta che lui ci proverà, resterà praticamente a penzoloni giù. E veramente lì ci vorrebbe un gatto acrobata per lanciarsi in qualche maniera dall'altra parte.
L'altra soluzione è mettere questo pezzo obliquo che sia in plexiglass, in questo modo è scivoloso, il gatto non può letteralmente aggrapparsi da nessuna parte, quindi non ha modo, nessun modo proprio di scavalcarla e andare di là. E il video che vi dicevo, dove ho visto un gatto bengala lanciarsi dall'altra parte, aveva una rete così, questa, fatta in questa maniera qua, col pezzo obliquo, ma il pezzo obliquo non era cedevole. Cosa succede? Il gatto si è arrampicato, lì si è tenuto con le zampe anteriori e poi si è dato la spinta per lanciarsi al di là della recinzione. E poi c'era il proprietario che stava facendo il filmato che l'ha preso, ha lasciato il cellulare e è andato a raccattarlo al volo. Però ecco, questa è stata la dinamica. Invece, se il pezzo fosse stato cedevole o in plexiglass, neanche un bengala può riuscire a lanciarsi di là. Cioè, adesso magari un caso su un miliardo magari esiste, ma no, è letteralmente impossibile. Il 99,9% non può riuscirci il gatto a fare questo salto. Quindi rete normale più pezzo obliquo, e poi dipende un attimo dal professionista come abituato ad agire, che sia o cedevole, oppure in rete cedevole, oppure che sia in plexiglass liscio, così il gatto non può saltare dall'altra parte. L'altra soluzione invece, l'avevo già disegnata, abbiamo sempre la nostra rete normale, ok, che arriva qua più o meno a 2 metri, 2 metri e mezzo, e sopra, invece di esserci un pezzo obliquo, c'è un pezzo che va a parabola, come vedete, su tutto il giardino. Allora, qui il pezzo a parabola, adesso non so se qualcuno si sia attrezzato per farlo cedevole in plexiglass, ma potrebbe essere una soluzione. Se cedevole la vedo grigia, ecco, poi ripeto, sul fai da te non sono proprio capace. In plexiglass invece sarebbe l'ideale, in questo modo è comunque scivoloso e stesso principio, il gatto non può aggrapparsi per andare dall'altra parte. Ne ho viste realizzate così in rete rigida invece, e diciamo che lì dipende un attimo dal gatto, perché alcuni gatti potrebbero comunque arrampicarsi, fare il giro della parabola e, tenendosi stretto, riarrampicarsi dall'altra parte e quindi uscire. Anche qui parliamo di casi comunque eccezionali, cioè gatti veramente, veramente super acrobati, super agili. Non è il gatto pigro più o meno nella norma che fa queste operazioni qua di fuga da Alcatraz, quindi sono abbastanza efficaci anche queste. Non so dirvi i costi, i professionisti che si occupano di queste cose, che si stanno specializzando, sono una figura nuovissima, perché parliamoci chiaro, fino a qualche anno fa nessuna associazione chiedeva le norme di sicurezza per poter dare gatti, nessuno particolarmente si preoccupava, non nel senso che i proprietari non fossero preoccupati che il proprio gatto uscisse dal giardino e venisse investito in una macchina, ma avevamo proprio tutta un'altra concezione di cultura felina, quantomeno in Italia, adesso non so bene negli altri paesi. Però negli ultimi anni, giustamente, si sta prendendo coscienza del fatto che si può tenere chiuso il gatto in giardino, e quindi stanno nascendo questi professionisti e queste idee a prova di gatto. L'alternativa a questo tipo di recinzioni, qual è? È un po' come, diciamo, del balcone, chiudersi totalmente. E allora anche qui abbiamo soluzioni differenti, vi dico le più utilizzate. La prima è quella di tirare su una rete normale, rigida, e poi sopra mettere un'altra rete, proprio fare una sorta di voliera che racchiuda tutto il giardino. Di solito è una soluzione, ovviamente prevede che la rete sopra resterà poi un po' più molle, a meno che non si mettano dei paletti, una cosa più strutturata, e quindi è l'ideale per giardini medio piccoli, non decisamente grandi, è impossibile. Finiremo con avere la voliera del parco delle cornelle per le cicogne, ok? Quindi questa soluzione per posti medio piccoli. Invece, per chi ha il giardino gigantesco, mettiamo così, che non può mettere neanche la rete a prova di gatto, non può chiudersi tutto dentro, che cavolo fa? In realtà c'è una soluzione anche a quello. Esistono i cosiddetti cat runner, non so come cavolo vengano chiamati, tanto li hanno inventati da poco, quindi prima o poi un nome fisso lo troviamo. Cosa sono? Sono delle strutture che si collegano a casa. Le più utilizzate vengono utilizzate in queste due maniere. Da una parte si fa al muro, okay? Come se facessimo una stanza di rete, in cui si accede dalla porta finestra
poi giochi per i gatti, il tiragaffi, eccetera. Dall'altra parte avremo una porta per accedere al resto del giardino. Ok? Ditemi se è chiaro, se no vi faccio un altro disegnino, dai, tanto oggi sono in vena di disegnini. In pratica, abbiamo qua il muro di casa, questa qua è la nostra casetta con il tetto. Aspettate, che vi faccio un bel disegnino. Immaginatevi, questo qua è il tetto della casa, ok? Questa qua invece. C'è il bordo delle mura di casa, scusate, magari non si sente con il quaderno. Qua abbiamo la porta finestra di casa che ci fa accedere alla recinzione, dove i nostri gatti potranno entrare, fare quello che vogliono, tanto sono chiusi dentro la recinzione, che sarà recintata anche sopra di solito, oppure ai bordi avremo un pezzo obliquo appunto a prova di gatto, come quelli che abbiamo visto prima, e qua poi ci sarà una porta da cui il proprietario può uscire e accedere a tutto il resto del giardino gigantesco, ok? Quindi questa qua è la prima possibilità, creare praticamente una stanza in più attaccata alle pareti di casa che sia tutta in rete e so che esiste una o due ditte in Italia che fanno dei moduli preconfezionati, che praticamente ti arrivano a casa i moduli che tu scegli con l'aiuto anche di una consulenza con il produttore e poi te li monti a casa, li fissi alle pareti, ti fai il tuo modulino, gli metti il tetto o il pezzo antigatto, a prova di gatto e basta, finito lì. Devi avere un minimo di manualità. Io non potrei farlo, per esempio. Un'altra soluzione invece, un po' meno diciamo invasiva per noi, è realizzare un'uscita con una gattaiola, un buco, però poi ci passa l'aria fredda, se non c'è lo sportellino ci passa l'aria fredda in inverno. Adesso vi faccio un disegnino anche di questa così si capisce bene. Okay. Un tubo da cui il gatto può uscire fuori, perché lui ci passa dentro il tubo, non ci potremo passare noi, che arriva a una recinzione grande, completa, ok? In pratica cosa succede? Vediamo un esempio. Noi abbiamo il giardino sempre, sempre gigantesco, ok? Invece che mettere all'apertura nostra della porta finestra, che immaginiamo è qua, noi qua ci mettiamo nel muro la gattaiola, ok? E un tubo tutto di rete. Il gatto può camminare nel tubo e accedere a questo spazio qua che sarà il suo, che sarà realizzato anche questo qua, come questo qua, tutto di rete con sopra anche la tettoia oppure il pezzo obliquo a prova di gatto. E il gatto può entrare e uscire a piacimento attraverso il tubo senza che sia impegnata, diciamo così, la porta finestra di casa. Quindi questa soluzione qua è, diciamo, pensata per chi magari non vuole avere tutto lo spazio subito chiuso, ripeto, per quelli che dicono poi mi sento io in carcere, io in una gabbia per uccelli, eccetera. Allora si fa il passaggio per il gatto dal tubo e poi si realizza il suo spazio a distanza, ok? Così il gatto è comunque in totale sicurezza perché dalla gattaiola accede direttamente al tunnel. Dal tunnel arriva allo spazio aperto dove anche lì possiamo metterci una cuccia, un tiragraffi, eccetera, eccetera, e poi si fa avanti e indietro come gli pare. Quindi queste sono le due soluzioni in modo da non dover recintare tutto il giardino, perché mi rendo conto se uno ha un giardino di 5.000 metri quadrati è un po' difficile andare a recintarlo con una di gatte, è un pochino anche costoso, decisamente. E queste soluzioni qua sono ideali. Poi ovviamente c'è anche l'ipotesi di non avere il tunnel per il gatto, ce lo portiamo noi, cioè facciamo una recinzione, un po' come se avessimo il pollaio, ok? Però in questo caso il nostro gatto, scusate, da casa ovviamente. Dicevo appunto, noi prendiamo il gatto da casa, in braccio lo portiamo all'interno della zona recintata, lo lasciamo lì, scusate, il corriere arriva sempre quando vuole tanto, lo portiamo all'interno della zona recintata e basta, quando finito lo riportiamo semplicemente in casa, però ecco lì diventa difficile perché lo dobbiamo gestire noi, quindi fuori e dentro decidiamo noi, dobbiamo stare attenti che non ci scappi nel mentre che lo portiamo dalla casa alla zona recintata e basta, questo è un po' meno comodo decisamente. E mi sembra che abbiamo detto tutto, aspettate che controllo gli appunti, sì, abbiamo parlato di tutto quanto, sì. Ecco, una volta che recintiamo il giardino, se usiamo queste misure, abbiamo la sicurezza che il nostro gatto poi dal giardino
non riesce ad uscire, salvo, okay, cose particolari, se la recinzione si rompe in qualche punto, se un animale selvatico scava un tunnel sotto la recinzione, cioè cose veramente eccezionali. Appunto, se invece non abbiamo la possibilità, diciamo che la cosa migliore sarebbe non far uscire il gatto di casa. Se non ne abbiamo proprio possibilità, ognuno poi sceglie per sé. Io quello che dico sempre ai proprietari, non sono talebana, diciamo, come alcune volontarie che poi vengono prese anche in odio purtroppo dai proprietari, perché assolutamente no. Diciamo che dico, se uno non ha la possibilità di mettere in sicurezza, forse è meglio che aspetta un attimo, o che cerca di tenere comunque il gatto in casa. Ma è ovvio, se uno ha già il gatto esce, non è che deve abbandonare il suo gatto perché non ha le possibilità di mettere in sicurezza il giardino. Quindi ognuno sceglie per sé, valuta le proprie cose e vede che cosa può fare per il meglio del gatto. Vi dico, se avete qualche domanda, di scrivere nei commenti. Altrimenti direi che per oggi abbiamo terminato. Scusate l'interruzione per il corriere. Sarà qualche prodotto di sicuro per la truettatura dei gatti, che avevo ordinato un po' di cose in questi giorni. Così rendiamo bello luminoso il pelo dei gatti che vado a fare. Ok, se avete qualche domanda potete scrivere anche in un momento successivo. Vi ricordo di seguire il canale YouTube, lo trovate cercando Simona Bosio. E ci vediamo alla prossima diretta, lunedì prossimo, sempre alle 10. Va bene? Grazie di avermi seguita e buona giornata a tutti. Ciao ciao!